In questo video andremo ad analizzare nel dettaglio l'attuale fase correttiva del Bitcoin iniziata il 31 luglio. L'aspetto principale che tutti si domandano in questi giorni è: dov'è il supporto? In questo video vi mostrerò tutti i livelli su cui la quotazione si sta poggiando e il fondamentale tentativo di recupero in corso della trend line che sostiene il prezzo dai minimi di febbraio e che è stata rotta a rialzo nella giornata del 23-24 luglio, dove appunto ha avuto luogo l'ultima fase della bull run dell'attuale trend a rialzo. Oltre a tutti gli aspetti squisitamente tecnici per quanto riguarda il Bitcoin e il mercato in generale, andremo ad analizzare nel dettaglio anche tutte le news che negli ultimi giorni hanno caratterizzato le fasi di mercato e in particolare il Bitcoin, che come sappiamo ormai è sempre più il benchmark del mercato cripto. La notizia che ormai monopolizza l'attenzione di tutti è sempre quella relativa ai Bitcoin ETF. Andremo a vedere quali sono le reali chance che la CBOE di Chicago di ricevere l'approvazione da parte della SEC, e andremo a vedere quali sono le caratteristiche di questa istanza che fa sì che appunto la Borsa di Chicago sia quella che ha in realtà poi le maggiori chance di ricevere l'approvazione da parte della Securities and Exchange Commission statunitense. Una curiosità relativa al 31 luglio, che è il giorno in cui è iniziata l'attuale correzione che ha determinato poi la rottura della trend line, è quella relativa all'exchange ITBTC, che ha dichiarato di avere problemi hardware. Questa problematica, che appunto ha mantenuto l'exchange offline per diverse ore, ha fatto sì che nel mercato si venisse a creare un po' di nervosismo, anche perché solitamente sappiamo che dietro queste dinamiche solitamente ci sono degli attacchi hacker. Anche se poi la cosa è stata smentita, il servizio è tornato regolarmente online. Altra curiosità di cui vi parlerò nel dettaglio nel corso del video è quella di alcune anomalie nel trading del Bitcoin che sono emerse negli ultimi giorni, anomalie relative al 31 luglio. Ma la vera bomba di giornata, per usare un eufemismo, è questa relativa al fondo Northern Trust. Northern Trust è un asset manager che gestisce svariate trilioni di dollari, come anche il fondo BlackRock di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, se ricordate. Ebbene, il Northern Trust ha deciso di gestire, insieme ad alcuni hedge funds con cui collabora, alcuni portafogli di criptovalute. E capite bene come l'ingresso nel mercato di questi grossi asset manager, che appunto gestiscono davvero trilioni di dollari, possa determinare anche un incremento e un balzo in avanti della capitalizzazione del mercato cripto, che attualmente non riesce a rompere la soglia dei 300 miliardi di dollari. Bene, ragazzi, come vedete gli argomenti sono tanti, quindi non perdiamo altro tempo e tuffiamoci subito nei grafici e nell'analisi del Bitcoin. Ci vediamo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati su Bitcoin Facile. Sono Christian e in questo video andremo ad approfondire, come al solito, la price action del Bitcoin nelle ultime 24-48 ore. E dopodiché andremo a sviscerare e ad analizzare nel dettaglio tutte le news che vanno a incidere nelle dinamiche del mercato delle criptovalute. Allora, partiamo subito con quella che è la situazione attuale e, come vi ho anche detto nell'introduzione del video, la rottura iniziata con l'aumento dei volumi di vendita il 31 luglio ha determinato la rottura della trend line che supportava la quotazione dalla fase finale della bull run iniziata il 23 luglio. Come vediamo, la trend line in questione in realtà supporta il prezzo dai minimi di febbraio
dove appunto la quotazione dai 20.000 è crollata in zona 6.000. Ecco, la piccola eccezione qui di metà giugno, come vedete, la quotazione sarà sempre supportata. Il livello è stato riguadagnato appunto il 24 luglio e adesso con questa rottura qui iniziata il 31 luglio siamo un po' fuori range, che è questo qui che avevamo individuato come canale in cui la moneta continuerà la sua fase di ranging fino a che non ci saranno notizie oltreoceano relative a Bitcoin ETF. Come vediamo, attualmente il supporto dinamico che sta sostenendo la quotazione, ci è dato dalla Moving Average 100, la potete apprezzare qui. Questa mattina c'è stato un test del supporto che adesso pare essere diventata resistenza, che è stato respinto. Vedremo se la chiusura daily ci darà appunto una chiusura sopra questa trend line e farà sì che la moneta rientrerà nel range che quello che avevamo individuato come potenziale fase di stand-by fin tanto che arriveranno notizie incoraggianti relative agli ETF. Bene, adesso andiamo ad analizzare nel dettaglio il movimento della quotazione. Quello che voglio approfondire con voi e che voglio farvi capire è che dopo un rialzo di quasi il 50% nell'ultimo mese, se andiamo a misurare, vediamo qui dal 24 giugno diciamo al 24-25 luglio, dove c'è stato il picco il massimo momentaneo di questo trend, abbiamo avuto un 46,27%. Bene, capite bene che dopo un 46,27% non potevamo pretendere che il Bitcoin avesse ancora lo slancio e la forza di andare a rompere la Moving Average 200, qui in rosso, che storicamente è una resistenza dura, veramente dura da superare. Quindi l'attuale fase di correzione era necessaria, assolutamente necessaria alla moneta, perché grazie a questa correzione, come vediamo, si sta venendo a formare un higher low, ossia un minimo più alto in relazione ai minimi qui di fine giugno e inizio luglio. Quindi con la formazione di questo higher low, il Bitcoin si andrà a consolidare. Per quanto riguarda gli stocastici e gli RSI, andrà in zona di ipervenduto, di oversold, e una volta consolidata, la moneta potrà tentare la rottura qui della resistenza statica tra gli 8 e 5, perché no, anche della Moving Average 200. Quindi questo dobbiamo capire, la correzione era assolutamente necessaria affinché la moneta potesse andare a stabilire questo higher low, che sarà il punto da cui poi potrà ripartire e andare a rompere successive resistenze. Vi ripeto, non esistono trend unidirezionali, non possiamo pretendere di avere un trend che vada in questa direzione. È fuori di ogni logica e non si è mai visto in nessun mercato e non lo vedremo mai in nessun mercato. Quindi è importante che capiate bene questo passaggio. Voglio farvi vedere anche appunto il discorso degli stocastici e degli RSI che vi dicevo prima. Ecco, vedete qui nello stock RSI, vedete che attualmente siamo precisamente in zona di ipervenduto. Ed è qui che la moneta dovrà andare a ricaricare e a stabilizzarsi per poter tentare l'assalto alle successive resistenze. Anche nel RSI giornaliero siamo in zona 51. Teoricamente abbiamo ancora spazio per una discesa ulteriore. Forse nel grafico a 4 ore riusciamo ad apprezzare ancora meglio la situazione degli oscillatori. Ecco, qui vedete che invece è l'RSI a essere già in zona di ipervenduto, mentre lo stocastico
ha già iniziato parte della risalita. Comunque, quello che mi premeva spiegare bene è questo. La correzione è necessaria ed è assolutamente utile in un'ottica di ripresa della salita della quotazione. Qui vi ho anche evidenziato la zona di supporto in cui la moneta, diciamo, è andata a interrompere la brusca discesa iniziata 2 giorni fa. Sicuramente riusciremo ad apprezzarlo meglio nel grafico qui a 4 ore. E vediamo che la zona di supporto che si è venuta a formare va indicativamente dalla zona 7,550, dove, come abbiamo visto, passa la moving average 100, alla zona 7,3. Così. Qui la quotazione è stata respinta in più di un'occasione e adesso è appunto in fase di test, sempre della media mobile a 100 periodi. Bene, adesso con l'aiuto di Fibonacci possiamo andare anche a misurare i vari intervalli, andando a vedere appunto il potenziale di inversione di questo trend qui al ribasso che è iniziato, ricordiamo, dai primi di maggio dopo il fallito break sui 10.000. Dunque, andiamo a vedere qui, 5 maggio, ecco i livelli di Fibonacci. Bene, vediamo che esattamente, vediamo che la moneta è andata a interrompere il suo slancio finale della bull run esattamente in prossimità del livello 0.618. Questo è un livello, un intervallo veramente particolare di Fibonacci. A detta di molti analisti, e anch'io concordo su questo aspetto, per avere la certezza che questo trend non sia semplicemente un pullback di questo trend al ribasso, ma sia una vera e propria inversione, dobbiamo avere la rottura di questo intervallo, ossia dell'intervallo a 0.618. Finché non andremo sopra, qui, avremo sempre il dubbio che questo trend, che attualmente stiamo vivendo come una bull run incredibile del Bitcoin, in realtà possa essere semplicemente un pullback, una correzione del trend al ribasso iniziato qui il 5 maggio e dunque da questo livello si possa tornare a scendere e andare a ritestare il supporto successivo che è in zona 6,8. Comunque non è ancora uno scenario realistico, perché secondo me ci sono ancora le potenzialità affinché il Bitcoin torni a ritestare le resistenze date dalla Moving Average 200 e dal supporto statico 8,5. Chiaramente, come vi ho già detto, questo scenario sarà ovviamente determinato dalle notizie che giungeranno dalla SEC in merito al rilascio del Bitcoin ETF. Dunque, non abbiamo ancora la certezza matematica che il trend al ribasso, il bearish trend iniziato il 5 maggio, sia ancora del tutto invertito. E finché non supereremo questo livello qui di Fibonacci, non potremo avere un segnale attendibile che ci dica in realtà che appunto siamo in presenza di un cambio trend. Quindi ragazzi, a questo punto gli scenari che ci aspettano, a mio avviso, sono tre. Il primo: ci sarà un rigetto, un diniego da parte della SEC per quanto concerne i ormai famigerati Bitcoin ETF. Dunque, come abbiamo avuto modo di evidenziare qui, probabilmente avremo il break definitivo al ribasso della Moving Average 100. Torneremo a ritestare i supporti in zona 6,8, dove abbiamo un grande, grande supporto al momento della moneta, e poi da lì vedremo se appunto la Bitcoin ha la forza di resistere alla notizia che comunque andrà a determinare sicuramente un po' di demoralizzazione nel mercato.
Altro scenario è quello del rinvio, quindi la Securities and Exchange Commission rinvierà la sua decisione relativa agli ETF e in quel caso sicuramente potremo andare ad assistere alla continuazione del ranging del Bitcoin all'interno del canale che abbiamo individuato qui tra la resistenza a 8.500 e la trend line che passa attualmente in zona 7.650. Presumibilmente il Bitcoin manterrà un andamento similare fino a che appunto non avremo una decisione certa. Il terzo scenario appunto è quello dell'approvazione dei Bitcoin ETF. Questo ovviamente determinerà un aumento vertiginoso dell'entusiasmo e della percezione degli investitori nel mercato cripto, che verosimilmente andrà a determinare il break della resistenza statica 8,5 della moving average 200, per il momento resistenza dinamica più dura da superare, e perché no, magari potremo arrivare anche a ritestare il livello 10.000 che ricordiamo a maggio ha respinto ferocemente la quotazione. Bene, questi sono gli scenari che dobbiamo aspettarci e io ritengo che finché non ci sarà una direzione chiara del trend della quotazione, scusate, che andrà a rompere decisa o al rialzo appunto la resistenza 8,5 o al ribasso la trend line e attualmente anche la moving average 100, conviene rimanere alla finestra e aspettare sviluppi. Ecco, non è salutare cercare di anticipare il mercato in questa fase. Bene ragazzi, dopo aver esaminato tutti gli aspetti tecnici del grafico Bitcoin dollaro, andiamo a vedere più nel dettaglio quelli che sono le notizie e le news che hanno caratterizzato gli ultimi giorni del mercato delle criptovalute. Per avere una scaletta, diciamo così, mi aiuterò con questo articolo che ho pubblicato oggi su Investing, dove appunto ho scritto un'analisi tecnica e fondamentale del Bitcoin relativa alla correzione degli ultimi giorni. Come vi ho anche anticipato nelle premesse del video, chiaramente l'argomento che tiene banco è sempre quello relativo ai Bitcoin ETF. Come abbiamo visto nei giorni scorsi c'è stato il rifiuto da parte della SBC di concedere la licenza all'exchange Gemini, quello di proprietà dei fratelli Winklevoss. Per chi non li conoscesse, sono i due fratelli diventati famosi per aver vinto la causa contro Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook. Quindi gli è stata riconosciuta, diciamo, una compartecipazione alla creazione del social network. Ecco perché sono diventati famosi questi gemelli. Dunque, andiamo a vedere perché la SEC ha rifiutato di concedere la licenza. E la notizia era nell'aria, a mio avviso, non mi ha stupito particolarmente. Perché, al contrario dell'istanza presentata dalla CBOE di Chicago, le caratteristiche del prodotto finanziario proposto dai Winklevoss non erano sufficienti e non fornivano buone garanzie relativamente alla parametrizzazione del prezzo. Infatti, come parametro, avevano previsto di utilizzare quello del prezzo dell'exchange Gemini. Ma come sapete bene, gli exchange sono facilmente manipolabili attraverso varie tecniche come lo spoofing o altre, che adesso non vi sto a spiegare nel dettaglio. Quindi avere uno strumento finanziario come gli ETF parametrizzato a un prezzo manipolabile, capite bene che non fornisce assolutamente nessuna garanzia, e questa, a mio avviso, è stata la ragione principale che ha spinto la SEC a bocciare l'istanza. Al contrario, se andiamo ad analizzare nel dettaglio la richiesta avanzata dalla CBOE, vediamo che in questo ETF è stata intanto prevista un'assicurazione
sui fondi investiti, quindi in caso di hacking, in caso di furto o qualsiasi altro tipo di problematica, i fondi sono assicurati. E poi quello che è l'aspetto principale a mio avviso è che il prezzo è parametrizzato all'indice MVIS del Bitcoin OTC, over the counter. Il mercato over the counter, per chi non lo conosce, è quello utilizzato dai grandi investitori per effettuare grosse transazioni. Si utilizza il mercato OTC perché, proprio per evitare di andare a incidere troppo sulla quotazione attraverso uno scambio in open market con volumi elevati. Quindi l'indicatore OTC è decisamente molto meno manipolabile e volatile della quotazione di un exchange, come può essere quella di Gemini, di Binance, di qualunque exchange fondamentalmente. Ecco perché a mio avviso l'istanza presentata dalla CBOE di Chicago ha veramente ottime probabilità di essere approvata dalla SEC. Un'altra curiosità, ma qui ci soffermeremo poco, è quella relativa ai problemi hardware dell'exchange HitBTC, che nella giornata del 31 luglio è stato appunto offline per diverse ore. Questo ha contribuito chiaramente a creare un po' di ansia nel mercato, perché come sappiamo solitamente a questi problemi spesso vengono associati attacchi hacker. Comunque tutto è stato smentito dalla società HitBTC e la piattaforma è tornata regolarmente online dopo poche ore. Invece voglio parlarvi nel dettaglio di un'anomalia emersa proprio relativa al 31 luglio, a proposito dei volumi di scambio nel trading sul Bitcoin. Bene ragazzi, leggiamo insieme allora. I volumi di trading del Bitcoin nella giornata di martedì 31 luglio sono passati da 4 a 5 miliardi in 24 ore. Tuttavia, un esame più attento rivela un'anomalia sorprendente. Su Bitforex, infatti, i volumi nelle 24 ore hanno superato i 6.9 miliardi di dollari contro i 5 rilevati dalle analisi di CoinMarketCap. Infatti, CoinMarketCap stessa ha escluso questi volumi dalle sue statistiche. E questa disparità chiaramente ci va a indicare che siamo in presenza di una quasi certa manipolazione, a mio avviso, anche se poi il prezzo su Bitforex è simile a quello degli altri exchange. BitMEX, un'altra piattaforma che ha la peculiarità di offrire derivati di Bitcoin, ha dichiarato addirittura volumi superiori ai 6.7 miliardi. Anche queste statistiche sono state escluse da CoinMarketCap. Chiaramente queste strane dinamiche, che forse rivelano appunto volumi falsi o gonfiati, stanno contribuendo a minare la fiducia nel crypto trading. Questo è ovvio. Ricordate, qualche mese fa c'è stata anche la notizia dell'indagine da parte della stessa SEC e di vari tribunali statunitensi, indagini relative appunto a delle manipolazioni del prezzo del Bitcoin, che sono emerse dallo studio dei dati forniti dagli exchange quali Coinbase, Bitfinex e altri. Capite bene come è ovvio che in presenza di manipolazioni non ci sia più la fiducia da parte del mercato, e questi sono dei gravi errori che a mio avviso stanno commettendo gli exchange, perché queste piattaforme hanno gli strumenti per prevenire questo genere di manipolazioni e di frodi, perché sono delle vere e proprie frodi, a mio avviso. Però, tolta qualche eccezione, non stanno mettendo in campo le dovute misure per preservare il trading del Bitcoin e delle criptovalute tutte, che è un mercato e ha un potenziale enorme. Quindi andare a minarne la credibilità con queste pratiche manipolative non ha davvero senso, e i primi che dovrebbero intervenire a loro stessa tutela sono gli exchange. Vedremo se prenderanno coscienza in futuro di queste dinamiche e metteranno in campo delle misure appunto idonee a contrastare il fenomeno. L'ultimo aspetto di cui vi ho parlato oggi e che andiamo ad approfondire è quello relativo alla Northern Trust, che, come vi ho accennato prima, è appunto un asset manager che gestisce svariati trilioni di dollari
Come abbiamo avuto modo di sapere oggi, questo asset manager, appunto in collaborazione con altri hedge fund, ha deciso di entrare e investire nel settore della blockchain e delle criptovalute, appunto aprendo la gestione di nuovi portafogli in collaborazione con altri hedge fund. La notizia è stata data in esclusiva da Forbes, quindi ha assolutamente la credibilità necessaria per essere considerata attendibile. E questo va proprio nell'ottica del ragionamento che facevamo nello scorso video, nelle scorse analisi, relativamente a BlackRock, che è un altro asset manager che ha dichiarato di aver avviato un gruppo di studio per entrare appunto nel settore degli investimenti della blockchain e delle criptovalute. L'ingresso e l'investimento di queste grosse società fa sì che nel mercato i prossimi mesi verranno iniettate grosse quantità di denaro, ovviamente. Questo fa sì che la capitalizzazione del mercato cripto, che attualmente è in fase stagnante, perché non si riesce a superare la resistenza che si è creata intorno a 300 miliardi di dollari. Chiaramente l'ingresso di questi fondi farà sì che nel mercato appunto verrà pompata una grossa quantità di liquidità, e questo ovviamente a beneficio di tutti gli asset più importanti del mercato cripto. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo approfondimento. Spero di avervi trasmesso dei concetti interessanti, soprattutto quello relativo all'analisi tecnica e al higher low che si sta venendo a formare qui in zona 7,5, che potrebbe essere un'ottima base per una nuova partenza della quotazione, un nuovo tentativo di rottura delle resistenze che insistono in area 8,5. Bene, una buona serata a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!